moltissime occasioni questo suo appassionato legame alla stupenda realizzazione dei devoti saronesi e la sua solerte presenza nel dare un tangibile contributo a quello che definiva un vero tesoro d'arte e di fede. Ricordo la sua partecipazione, soprattutto affettiva, alla vita del santuario come ispettore onorario delle opere delle belle arti.